Nella letteratura e nella sceneggiatura cinematografica, la parola climax indica un movimento crescente del tono del racconto. In genere il climax arriva poco prima della fine, quando il protagonista raggiunge la piena consapevolezza di se stesso, della propria storia, dei propri errori, ma anche delle proprie risorse, delle proprie capacità, a cui poter adesso attingere per provare a rimediare a qualcosa che è stato causato all'inizio del racconto e che ha dato il via a tutto il movimento narrativo. Clima, invece, è lo stato medio delle temperature nell'arco di un determinato periodo e in una determinata zona. Oggi mi sono accorto che queste due parole, così somiglianti nella fonetica, si stanno drammaticamente accostando anche nel significato. Sì, perché nella storia dell'uomo che sta rovinando il clima e quindi se stesso, il pianeta che lo ospita, ci troviamo ormai nella drammatica fase del climax. Siamo consapevoli dei nostri errori, di quello che abbiamo fatto e di ciò che dovremo fare per evitare il peggio, del poco, anzi pochissimo tempo a disposizione, per poter scrivere un finale diverso da quello che sembra inevitabile. Si ascolta e si legge molto su questo argomento. Alcuni negano persino che il cambiamento climatico sia in atto. Chi meglio di un pescatore può dirci come stanno le cose? Io mi ricordo fin da bambino che siamo arrivati qua, che pescavamo qua con mio padre, e quindi dagli anni, fine anni 80, o da 86, 87, 88 a oggi, la fauna marina è cambiata molto qua. Queste ondate di calore anche estive che ci sono state, sul fondo è come se bruciasse, questo caldo è come se bruciasse tutto. Quindi comunque da anni fa adesso la situazione è peggiorata. Ci sono sempre stati, ad esempio, muscoli, cozze, patelle, conchiglie, cioè tutti quei molluschi che vivevano comunque sugli scogli, pian piano stanno sparendo. Ora arrivano magari anche pesci che prima non c'erano, sta arrivando il granchio blu, il pesce serra, è diventata una presenza stabile e quelle sono già specie che comunque qua diventano devastanti. Si vanno a rompere gli equilibri della catena alimentare, quindi venendo a mancare con gli anni alcune specie che fanno parte proprio della catena, bisognerà vedere come la natura ci metterà una pezza. Ma la sensazione è che non ci sia la capacità o la volontà di fermare questo processo. Per protestare, alcuni imbrattano monumenti e opere d'arte in modo simbolico. Altri rovinandoli realmente. Io mi chiedo a cosa possa servire. Non è questo il modo di protestare. Questo è il patrimonio di tutti. La mia sensazione nel frattempo è quella che la natura ci stia osservando. Quindi, quest'anno, ho deciso di lavorare su questo tema con i ragazzi delle scuole superiori. Realizzare dei cortometraggi sulla tematica del cambiamento climatico. Per riflettere e far riflettere attraverso il potente mezzo dell'arte cinematografica. Abbiamo cominciato il lavoro, inventandoci storie.